l'arte contemporanea e soprattutto qui, partiamo da qua, la Biennale di Venezia. Abbiamo detto del dinosauro che la dirige, la presiede, che è un monumento antico e solenne, grandioso, e che Cacciamola poi fu richiamato da Rutelli, e si apre 7, 8, 9, 10 di maggio, una vernice. In realtà vedrete delle cose tutte dimenticabili e vedrete forse delle cose provocatorie, meno provocatorie, e la Biennale infatti si lega nella nostra memoria al film di Alberto Sordi, Vacanze intelligenti, che dice esattamente quello che la Biennale è, cioè qualche cosa che tu ci vai, ma mentre voi andate in un museo avete l'aria allegra, festosa, c'è un cocktail, ci sono dei pasticcini, alla Biennale avete quell'aria circospetta, chi ha paura di passare per coglioni. Ho visto lì per terra quell'orlo lì, ma sarà un'opera d'arte o sarà un orlo? Allora guardo così per vedere cosa vede lui e anche lui tutto. E con un'aria mesta uno si avvia così solitario per paura di passare per coglione, perché non sa se quello che ha davanti è un vetro rotto, è una bottiglia, non sa. E quindi la Biennale crea molta inquietudine, uno esce infelice, non vede l'ora che finisca la giornata per andare al ristorante perché non ha capito un cazzo ed esce. Ora, questo è quello che vedrete, io lo so già, io ci andrò, sarò lì, eccetera. Tra l'altro inauguro una mostra del padiglione cinese, giusto per stare un po' fuori dai coglioni, inauguro quello. E invece, eccoci qua, io ho la leggenda di odiare l'arte contemporanea. In realtà odio alcuni artisti la cui leggenda, come Nietzsche, è più forte della loro qualità oggettiva, forse, oppure che appartengono a gruppi, a tendenze, che l'arte nella sua essenza profonda è liberazione dell'individuo. Perché è grande Munch? Perché è lui, non c'è il munchino vicino. Perché è grande Michelangelo? L'arte del Novecento è fatta di gruppi, futuristi, cubisti, cavalieri azzurri, dadaisti, surrealisti, arte povera, gruppo degli otto, cioè se non sono insieme non stanno bene, perché sanno che sono dei coglioni, nessuno di loro è un genio assoluto. Vi do un esempio. Nel secondo Novecento abbiamo artisti che si chiamano Burri, Fontana e Manzoni, che hanno valori di medio insomma, abbastanza alti, e ce n'è uno qui presente, di cui io sono molto orgoglioso, perché di tutti gli artisti del secondo Novecento, visto che siamo nel mondo del mercato, della mafia, di questo mondo, i valori più alti dopo De Chirico sono di un autore che si chiama Domenico Gioli. Me ne sono occupato io, i miei colleghi se ne erano accorti, non fa parte di nessuna tendenza, è un solitario, vedrete la meraviglia delle sue cose. Vale tra 15 e 20 milioni di dollari. Basta, finito. Io quando devo andare avanti vedo i miei Bonito Oliva, i loro artisti così, di quelli di strada, quelli che fanno cose con i gessetti, cosa vale quello lì? So, vale 30.000 euro. Cioè, c'è l'arte povera, quattro pietre, tutto questo gruppetto di disperati, ricchissimi, vendere gli stracci, proprio vendi molto, 1 milione di euro, un cazzo, 10 milioni, 15 milioni, quindi io li guardo dall'alto in basso. E ho individuato un artista che è un solitario. Quindi per me il Novecento è una meravigliosa storia non capita di grandi solitari. Vi dico un nome, lo scoprirete, Pietro Gaudenzi, non lo dimenticherete. Se lo guardate con attenzione, è un altro solitario. Io ho fatto un libro che è appena uscito, vi suggerisco di leggerlo, è un libro completamente insolito, non manca Burri, Fontana, non possono mancare, non ho messo Cunellis perché era greco, però potevo anche metterlo, ma ho voluto mettere un percorso di autori totalmente dimenticati e che invece lentamente si riaffacceranno, Gianfilippo Usellini, Pietro Gaudenzi. Questo percorso serve a dire: a me piace l'arte, non so, poi l'arte contemporanea è un altro concetto interessante. L'arte è quella cosa che ci unisce, tutti per l'arte abbiamo una partecipazione quasi religiosa, la parola arte unisce e ci fa sentire legati a un bene comune. La parola arte medievale, moderna, barocca è la stessa cosa. Quando diciamo arte contemporanea, quel sintagma crea un'arte che è un po' diversa, c'è di mezzo un ordinatoio. Cioè l'arte contemporanea si insospettisce. È un mondo diverso, con critici diversi, che non obbedisce più a quella legge. I miei maestri, prima Longhi, poi Arcangeli, studiavano l'arte antica e l'arte contemporanea come se fossero la stessa cosa. Non c'era un'interruzione, per me non c'è un'interruzione, per me Gnoli è come ghirlandaio. No, invece l'arte contemporanea è specialisti che tengono chiuso il loro orto,
quelli che si occupano di arte antica sono altre cose, loro non vogliono sapere neanche chi è Botticelli perché non gliene frega niente, si occupano dei loro coetanei, per cui uno che è nato negli anni 30 si occupa degli artisti nati negli anni 30 come lui in giù. Questo iato, questa interruzione ha creato per l'arte contemporanea qualcosa che non è più una definizione cronologica, ma ideologica. L'arte contemporanea è una ideologia in cui ci sono vincitori e perdenti, buoni e cattivi, e c'è un out-out. Per esempio, Alighiero Boetti ci deve essere per forza, ma Gustavo Foppiani no. Perché? L'arte contemporanea è quello che è accaduto. Io, come guardo un autore del Settecento insieme a un altro, uno nato nelle Marche e uno nato negli Abruzzi, studio tutto quello che è accaduto. È molto, è tanto, però una parte di anime morte sono state uccise da una critica che non ha voluto vederle. E perché non le ha voluto vedere? Perché avevano deciso di fare una specie di tendenza di gruppi, di scuole, in cui alcuni entrano e altri non entrano. Questo è il dato fondamentale. Allora io ho cercato di ricostruire una storia piena di lacune, in cui ci può essere Getulio Alviani, ma ci può essere anche Gianfilippo Usellini. Sono coetanei, in qualche modo, uno un po' più giovane, uno un po' più vecchio, ma in tutto questo io ho agito sempre seguendo la forza dell'opera e dell'autore che mi travolge. Qui abbiamo alcuni esempi importanti. Quello che voi vedete non è una mostra di cui io sono il curatore. Io qui sono il curato. Loro hanno, questi ragazzi che lavorano con me, hanno detto: cosa ha fatto Sgarbi in questi 20 anni? Ha individuato questi artisti. Allora parliamo di Luigi Serafini. Luigi Serafini è incomparabile, cioè tu puoi dire c'è Chia, c'è Cucchi, c'è Paladino, ci saranno, ma sono dei fenomeni marginali rispetto a un genio straripante che ha fatto il Codex Serafinianus, e qui fa Madre Natura, che è di una fantasia straordinaria come quella di Savigno, come quella di De Chirico. Poi si tarderà a riconoscerlo, ma c'è, è un individuo che non sopporta neanche che gli si avvicini qualcuno. Questo è il gruppo dei poveristi. Quale gruppo? Io sono io, l'artista è un individuo solitario e disperato, o anche felice. Allora, essendo il curato, io ho sentito al telefono i giovani bravi che sono la Sara Pallavicini, che è qui davanti, e suo marito. Quello non si capisce, cioè uno sta bene da solo, si deve sposare con un altro per diventare due, un'altra cosa incomprensibile, cioè perché uno si sposi è una cosa indecifrabile, cioè. Esistono gli individui, non le coppie, però si sposano, sono sposati e insieme fanno queste mostre che sono in qualche modo un omaggio alla mia vita, alla mia esistenza. Sono io il protagonista, sono io il contenuto di questo contenitore. E allora sono andato a cercare e hanno trovato Serafini. Guardiamo le date. Gnoli muore nel 70, quindi è ormai storia. Serafini fa il suo capolavoro dell'81. Gaetano Pesce, che oggi è al centro del Salone del Mobile con la scultura della donna umiliata in piazza, su cui i soliti, non so se sia Turli ferma di non fare la polemica, l'ha fatta decorato. Quando l'ha fatta decorato faceva le polemiche con i writer, e si chiama decorato. I writer decorano, era contro se stesso. Dico, scusa, ma come ti chiami? Ti pare che vai a fare le polemiche con i writer? Io ho cercato di dirglielo, quindi lascia perdere. Polemica contro Pesce, perché Pesce ha fatto questa cosa che è bellissima, che però è del 69, e dopo 50 anni la ingrandisce e diventa, la poltrona che era, monumento alle donne. Hermann Nietzsche, 1971-72, quindi ormai storia, piaccia che non ci piaccia. Poi proseguiamo e abbiamo finalmente uno un po' più fresco, che è Inzerillo. Inzerillo è una scoperta mia, nel senso che lavorava con Cipria Maresco, quelli che fanno quel film sulla cultura siciliana, anche lui ha una moglie, comprensibilmente, e gli affido il Museo della Mafia, e lui inventa una cosa, come potete vedere seguendo i suoi allestimenti. Adesso a Lucca c'è il Museo della Follia, che è passato anche qua, con una fantasia, una capacità di creare ambienti, altro che land art. Cioè lui prende le stanze, le trasforma, e fa un'operazione assolutamente geniale. Non credo che ci sia un artista più versatile di lui, e capace di lavorare su se stesso e soprattutto sugli altri, facendoli diventare inzerillici, seguendo quello che Sciascia chiamava la corda pazza. E quindi ecco che l'ambiente, l'allestimento, curato con Giovanni e Sara, è ispirato da una mente luciferina, diabolica, che è quella dentro cui gli altri artisti vengono accolti.
Poi c'è un gaudente, sapete che normalmente l'arte contemporanea può fare gente che si taglia i coglioni, gente che si ferisce, gente che arriva bene, gode, gode. A lui piace il piacere, quindi una stanza piena di donne, per lui tra l'altro è anche omosessuale, perché per essere più pieno, quindi è omosessuale, eterosessuale, trisessuale, quadrisessuale, una quantità di gnocca meravigliosa, trionfante, una natura bellissima, che è lì nelle stanze che vedete, una felicità. Andate alla Biennale, una tristezza, venite qua, felicità. Quindi vuol dire che con soli 5 artisti, rispetto ai tanti di cui mi sono occupato, io sono presente nell'arte contemporanea corrispondendo a due principi. L'individuo, che non ha bottega, non ha scuola, non ha compagni di strada, e la felicità dell'opera, qualcosa che dia una pienezza di vita, vita e non morte. La Biennale dà il senso della morte, Nietzsche dà il senso della morte, qui c'è il senso della vita. La capacità di una fantasia che crea un altro mondo, e vale per Gnoli, che fa diventare monumento il quotidiano. Prendi un bottone, prendi un vestito, prendi una scarpa, la fai diventare grande come se fosse un'icona. Prendi Serafini, che ti inventa un mondo che non esiste, dove vorremmo vivere, con tutte le diverse varietà, dall'anatomia alla botanica, all'architettura, un mondo meraviglioso, e oggi si diverte inventando madre natura. Prendi Zerillo, che in qualche modo si muove per arredare il mondo delle sue invenzioni. Pensate che nel Museo della Follia c'è un calcetto balilla che ha gli omini, che sono grandi 3 metri, e noi siamo la palla, la nostra testa diventa la palla. Entriamo lì dentro e di fronte, invece di essere lì a giocare, siamo sotto uno di quegli omini, come se potesse darci il calcio e farci passare da una parte all'altra, ed è una delle invenzioni che ha fatto oggi a Lucca. E poi arriva bene con questa pienezza di vita. Ecco, è una risposta attraverso un percorso che attraversa la mia funzione critica, che riconferma che io non ho nulla contro nessun artista, anche alcuni artisti del passato non mi piacciono. Quindi non mi piacciono alcuni artisti contemporanei che fanno quella che, per dirvi un ulteriore dato che qui non vedrete, Leonardo Cremonini, altro grande dimenticato, grande artista sanguinario ma senza sangue, chiamava l'arte applicata. Gran parte dell'arte del Novecento, penso a Andy Warhol, artista straordinario ma grande pubblicitario, prende la Coca-Cola, la mette insieme, prende Marilyn Monroe e non sta dimostrandoci un suo sentimento, ci dimostra uno spirito dei tempi, crea delle mitologie. È giusto chiamare quell'esperienza tanto importante arte applicata. I grandi artisti che io ho amato, che vanno da Balthus a Freud a Verlaine, sono quelli che Cremonini definisce arte implicata, che vuol dire che ci prende. Uno di questi è probabilmente Ansel Kiefer, ecco, potessi fare una mostra di Kiefer contro quella. Lì si sente che l'artista è talmente dentro l'opera che essa per lui è la vita. Ecco, io credo che sia questa la distinzione a cui ho applicato la mia attività critica. Arte applicata, di cui si occupano tutti i critici, è facile, perché è semplice, decorativa. Vasarely, Bonalumi, Scheggi, teneteveli voi, Castellani, arte decorativa, arte applicata, divertimento. Io voglio l'arte implicata. Devo dire che purtroppo nell'arte implicata forse c'è anche Nietzsche, se guardi bene tutto quel sangue. Allora, l'arte implicata è quella in cui entra tutto l'uomo con la sua vita, e questo è credo quello che viene fuori da questo gruppo, per cui questa è la prima e in anteprima antibiennale. Voi qui vi divertirete, la Biennale vi romperete i coglioni, andando a Mantova direte perché non sono a Salò, basta, porca miseria, aspetta, sono vicino, vado a Salò, lì c'è un messaggio di Galli, andate a Salò, affettuoso, c'è anche un ristorante ottimo, e tutto quello che avete visto rientra in una dimensione di arte come liberazione di qualcosa di profondo, quasi follia, ecco perché abbiamo creato il Museo della Follia, in cui ci sono tantissime personalità che talvolta, perché per esempio quando tu ti occupi di arte contemporanea non c'è lo spazio giusto per Carlo Zinelli, perché vale meno di Miró, non credo, perché non c'è lo spazio giusto per Ligabue, perché è troppo selvaggio, perché Ligabue sì, cioè Ligabue no e Boetti sì, perché? Qual è la logica? Sono contemporanei, sono lavorato negli anni 60, 70, allora abbiate il buon senso di tener conto di quello che è stato, quello che c'è. Questo deve fare un critico, uno storico. Ghizzardi, altro artista straordinario, chi lo guarda, chi lo conosce, perché non c'è?
Dove sono? Allora, occorre che la storia dell'arte ritorni alla sua funzione di capire la qualità, i talenti, le persone individuali, quali sono i movimenti, le tendenze, ognuno di questi avrà avuto la sua storia. Generalmente è una storia marginale, perché un movimento prevede un gruppetto che va avanti per sfondare attraverso... Però faccio fatica a credere che l'arte debba essere soltanto quella che qualcuno ha definito attraverso dei codici legati al mercato, legati certamente a personalità straordinarie. Tra queste, a metà strada fra i due mondi, sta Luigi Ontani. Potrebbe essere fra noi, che è un artista che gioca col suo corpo in modo molto diverso da quello di Nietzsche. Ma io non farei neanche lui a Palazzo Ducale, salvo che non facesse con il suo corpo delle repliche di Giulio Romano o di Mantegna. Quindi il primo discrimine è dire l'arte contemporanea abbia spazi contemporanei come la New Tate Gallery, dove tu puoi fare quello che vuoi e si rispettino gli spazi antichi. Gli italiani nei grandi musei italiani, no, gli stranieri. Tutto questo lo realizzeremo quando finalmente ci sarà l'autonomia. E allora con l'autonomia faremo i cazzi nostri, ristabiliremo i principi, Galli sarà felice, tutti verranno a Salò, Salò sarà il primo museo della regione autonoma, perché è un museo regionale, e gli altri è un museo nazionale, quindi marginale. E il museo di Palazzo Ducale sarà il museo in cui si andrà dopo Salò. Ecco, detto questo, mi pare che avete più o meno capito, se non avete capito, capirete, andate a vedere la mostra e sarete felici. La vostra felicità è il nostro primo principio, la nostra preoccupazione. Noi viviamo perché siate felici, io l'ho sempre detto. Perché uno fa politica? Per rendere felici gli altri. Invece vanno al potere di renderli infelici. Bisogna rendere felici gli altri. Quindi una mostra come questa ne uscirete non potendola dimenticare. Il sindaco sarà contento perché il vuoto diventa pieno, Galli perché non c'è il sangue, soltanto Bruno Guerri perché è un eroe del nostro tempo. Io ho visto che sera nell'81, sembrava un ragazzo comunista con la barba, bellissimo, parlava di Malaparte. E io sono qua, perché sono un altruista, voglio che siate felici. Preferisco la vostra felicità alla mia. Grazie, mi sembra che i tre amici al tavolo hanno detto la stessa cosa. Venite a Salò, io sono d'accordo. No, io non parlo mai alle conferenze, l'unica cosa è che Vittorio si è dimenticato di Stefano. Io e Sara senza Stefano no, non siamo niente, quindi per me è importante dirlo, quindi volevo dirlo. Sì, esatto, esatto. Grazie. Giovanni Lettini che fa tutto.